Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo Shuigoden 3. Siamo arrivati al villaggio di Kisha. Abbiamo fatto il capitolo di Yugo dove finalmente eravamo al cospetto del Flame Master. Però non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto perché molto probabilmente dobbiamo andare anche con Chris al pari passo di Yugo per incontrare finalmente il Flame Champion. Quindi andiamo avanti. Per favore, fate attenzione. Ah, ecco, posso mettere i membri del party. Lei mi cambia i membri del party. Va bene, però per il momento non credo che ci sia altra roba. Vediamo, proviamo a uscire dal villaggio, perché qui tutti gli eventi scattano quando esci, quando stai per uscire dal villaggio, quindi... Aspetta, ma quello chi era lì in mezzo al campo? Oh no, ok, un NPC normale. Infatti, vedi, cioè, ogni volta che sto per uscire c'è qualcosa. Qual è il problema? Nash, che sto facendo qui? Ho aiutato nel bruciare l'intero villaggio dei Karaya. Dovrebbero odiarmi e considerarmi un loro nemico. Perché sto aiutando questa gente? In che direzione andrà tutto quello che sto facendo? Cioè, rovinerà tutto quello che sto facendo? No, non succederà. E noi non stiamo facendo niente di male qui. Tu non vuoi essere riconosciuta e faresti meglio a... E faresti meglio non pensare ad aiutare troppo le Grassland. Che cosa? Oltraggiare in questo caso le Grassland. Ascolta, il clan delle Lucertole e dei Karaya non possono permettersi di opporsi sia a Zexen che ad Armonia. Allearsi con Armonia. Alleandoci con Armonia, potresti distruggere le Grassland da entrambi i lati e dividere i resti tra di voi. Ho sentito che Armonia ha già degli accordi stretti con il Concilio di Zexen. Come puoi suggerire un piano così, diciamo, così tremendo? I cavalieri non accetteranno mai una roba del genere. Non parlare più di questa cosa. Se dovessi continuare la mia spada ti silenzierebbe. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Ovviamente stiamo vedendo la situazione da punti di vista diversi. Quindi... Che cosa succede? Cos'è successo alla ricerca di tuo padre? Quella ragazza di nome Yun sembrava conoscerti. Grazie per avermelo ricordato. Quindi dobbiamo andare da Yun. Eccole, sono spuntate là sotto ora. Sì, puoi chiamarmi Yun. Ok, quindi Yun, hai detto che tu mi stavi aspettando, perché? Noi siamo venute in questo posto per due ragioni. La prima è difendere il villaggio. E siccome non abbiamo completato ancora la nostra prima missione, dovrò dirti di aspettare per dirti la seconda. Per difendere il villaggio? Tu e lei? Solo voi due? Non ditemi che voi siete le figlie del Flame Champion, possessore della vera runa del fuoco, abile di bruciare persino l'acqua come legno. Oh, lo vorrei, ma no, non ho mai avuto quel potere. Ho solo il potere di ascoltare la voce degli spiriti meglio di chiunque altro.
Questo proteggerà il villaggio, fidati. Non essere stupida. Non ha senso una folle superstizione. Ma fino a questo momento ha funzionato. È stata pura fortuna. C'erano soltanto pochi intrusi e quello che è appena successo è rimasto, diciamo, qui. Questo è quello che pensi tu. Il fatto è che voi eravate qui per aiutarci e non era una semplice coincidenza. Era il fato che si stava mettendo al lavoro. E ci servirà più di questo per la nostra prossima battaglia. Quindi devo chiedervi un favore. Se voi ci aiutate, vi dirò il perché vi stavamo aspettando. È un accordo, come dite voi a Zexen? Che tipo di favore? Ho bisogno che voi andiate al villaggio delle papere e ne portiate qualcuna qui. Dovrebbero essere in grado di aiutarci a difendere il villaggio. Lo farete? Ok, va bene, è un affare, è un accordo. Vi ringrazio molto. Sapevo che avrei potuto contare su di voi. Per un momento ero un po' preoccupata. Ma pensavo che tu potessi sentire gli spiriti parlare. Sì, ma delle volte loro mugugnano. In questo momento hanno incominciato di nuovo. Il tempo sta scorrendo, sapete? Cioè, il tempo sta scorrendo, va, muovetevi. Ah, minchia, qui meno male che non ho dovuto fare avanti e indietro. Sono veramente, veramente contento. Rico e io staremo dietro. Noi, cioè, non potete sapere quando ritorneranno. Sì, maestro Fred. È il tempo di lasciare che le parole. Ah no, è tempo di far vedere al mondo. Di far conoscere al mondo i cavalieri di Maximilian. E allora noi verremo con voi. Dobbiamo riportare indietro le notizie al capo comunque. E allora saremo Yun e io. Insieme a Chris Nash, Rhett e Wilder, giusto? Wow, Wilder, puoi crederci che stiamo scortando delle ragazze di Alma Kinan? Cerca di contenerti, Rhett. Questo sorprenderà l'intero villaggio. Bene, Yun e Yumi, dipende tutto da voi. Certamente, che gli spiriti possano benedirci tutti. Vi ringrazio. Basta, basta parlare. Muoviamoci in fretta. Certo. Ah no, quindi dobbiamo tornare adesso indietro tutti insieme. Yun si unisce per ora. Fred e Rico se n'è andato. Wilder, Rhett, Yumi has joined. Ok. Quindi dobbiamo ritornare indietro al villaggio delle papere. Va bene. Ok. Bene, eccoci arrivati. Non riesco ad aspettare che tutti quanti vedano che siamo con un gruppo di ragazze di Alma Kinan. Scusami, Rhett. Sì. Potresti tenerlo per te per il momento? Abbiamo cose più importanti da fare. Non mi interessa fare uno spettacolo di me stessa comunque. Certo. Siete sicure che non vogliate che la gente vi ammiri? Sì, ne sono sicura. Va bene. È un vostro desiderio. Farò il mio meglio per onorarlo. Bene. Allora andiamo ad avvisare il capo e a riportare il tutto dell'incidente al villaggio di Kisha. Adesso, chi sono quelli che volete portare indietro?
Sento che sono da qualche parte nel villaggio. Quindi c'è qualche personaggio che dobbiamo reclutare nel villaggio? Che adesso è possibile reclutare proprio per questo momento? In che senso mi ha detto che c'è qualcuno che sente qua al villaggio? Che cosa ci state nascondendo? Che poi tra l'altro quella è in supporto. Yun è come guest. Vediamo, andiamo da... ecco. Apple e Caesar. Devo ripetermi? Sta pianificando una sorta di cospirazione da qualche parte qui nelle Grassland. Dove, cosa e perché? Devi essere più specifico. Ecco perché siamo qui, per investigare. Tu chiami questo gironzolare così investigare? Incredibile. Ricordi l'ultima chance che mi hai fatto prendere? Lo sai, in quell'ultima battaglia? Sì, ho capito. Va bene. Il cibo è, diciamo, la permanenza è stata terribile. Cercherò di trovare qualcosa di meglio, va bene? Vuoi che ti dica dove si trova? Chi diavolo sei tu? Stai cercando qualcuno, non è vero? Attualmente sto cercando qualcuno anch'io. Chi è lei? Non ne ho idea. Sei venuto da me perché vuoi che io salvi il villaggio di Kisha secondo una profezia? In parole povere, sì. Ma tu stai uscendo fuori dal tracciato. Non lo so allora. Voi venite da Alma Kinan, una ragazza posseduta, una sciamana che parla con gli spiriti, dico bene? Ne sai abbastanza. Ma tu sembri di un altro posto e non delle Grassland. Io vengo dalla Repubblica di Toran, dove ho studiato per un po'. Da quando i popolani di Alma Kinan, hanno lasciato il villaggio, che cosa vi porta qui? C'è qualcosa che mi sfugge? Non è molto chiaro. Ma c'è una forza cattiva che sta arrivando e che potrebbe, diciamo, distruggere l'intera landa. Se non ci opponiamo ad essa, potremmo aspettarci un disastro talmente terribile che gli spiriti potrebbero, diciamo, potrebbero morire, comunque potrebbero distruggersi. Non sono un tipo superstizioso, ma se hai mai menzionato qualcosa di interessante. Sai dove si trova il cospiratore? Posso portarti ad incontrarlo. Questo incontro risulterebbe un'eventualità nel momento in cui riusciremo a salvare il villaggio di Kisha. Che dovremmo fare, Apple? Verremo con te. Aspetta un minuto. Chi ti ha fatto capo? Non possiamo semplicemente restare qui senza fare nulla. Ma... Sii coraggioso, Caesar. Deve esserci qualcosa di grosso sotto, dato che c'è anche una cavaliera di Zexen qui, diciamo, invischiata. Scusate, mi scusi? Oh, avevo ragione. Come va, Lady Chris? Ho visto una somiglianza, quindi ho pensato che potessi essere tu. Vedi, Caesar? Va bene. Tutto quello che dobbiamo fare è seguirvi, giusto? Sì, se potete, grazie, per favore.
Ehi, come abbiamo fatto ad arrivare così lontano? Perché siamo qui? Qualcuno lo sa? Non ne ho idea. Dannazione. Apprezzo il vostro servizio. Spero che non vi faccia, diciamo, non vi secchiate nel portarci di nuovo indietro. No, nessun problema. Oh, lei è la tua scelta, capisco. Eh? Dipendo da te, Apple. Certo, sì, Caesar. Gestirò io gli affari, diciamo il messaggio in generale. Infatti ora lei sta andando praticamente dal clan delle lucertole, dove poi praticamente la incontro con Yugo. Cioè, questo è il momento in cui lei va lì e io poi la becco dopo. Dice non fare il pazzo mentre non ci sono, capito? Sì, va bene, andiamo. Quindi Caesar si unisce. Quindi c'è il convoglio può essere fatto. Ah, vedi? Il convoglio può essere fatto anche da più persone. Allora, non ci sono altri personaggi da reclutare qua. Quindi possiamo andare diretti verso il villaggio di Kisha. Possiamo ritornare indietro. Ehi, aspettateci, veniamo anche noi. Ah, ok. Bene, meglio, così posso skippare tutti gli incontri lì alla foresta. Let's go. Eccoci di ritorno. Siamo appena tornati e abbiamo portato dei supporti difensivi per proteggere il villaggio. Difendere il villaggio? Devono essere degli incredibili spadaccini. Dove sono? Posso incontrarli? Mi sa che sta parlando di me. Stai parlando di me? Cosa? E da dove sei sbucato fuori? Sei tu in carica in questo posto, madame? Sì, ragazzo mio, sono Sana, capo di questo villaggio. Piacere di conoscerti, sono Caesar. Ho studiato strategia militare nella Repubblica di Toran e alla Valle di Cristallo. Se tu e i tuoi babbuini collaborate, potremmo facilmente difendere il villaggio. Capisco. Stratega militare? Beh, tu mi hai trascinato in questo, quindi adesso seguirai i miei ordini, capito? Che intendi dire, babbuini? Non ho detto ciò. Bugiardo. Non avevate premura? Fate come dico. Caposana, ho bisogno che tu sparga la voce dei miei ordini al villaggio. E il resto a quel e il resto a quel macio, a quel ragazzo macio. Per favore, potete reclutarlo in squadra? Che cosa intendi con ragazzi macio? E che cosa vuoi da me? Yo, hey, tu hai detto babuini. Vi sto soltanto chiedendo di rimanere saldi fino a quando le truppe ausiliarie arrivino. Ecco tutto. Truppe ausiliarie? Apple è incaricata di questo, per cui non vi preoccupate. Persino con delle truppe ausiliarie non abbiamo un piano di strategia. Non possiamo semplicemente aspettare qui. La nostra strategia è semplice. Dobbiamo concentrarci nel respingere, la prossima ondata. Le altre truppe seguiranno, diciamo, il loro corso. Faremo la guardia all'entrata del villaggio e guideremo il nemico altrove. Ecco tutto. Ecco tutto? Questo è il tuo piano? Un piano più complicato richiederebbe. Cioè, sarebbe più semplice da spiegare. Finirò di organizzare le truppe per il combattimento, quindi state pronti. Ah, mi sa che c'è una battaglia campale, vero?
Eh sì, vedete? Va bene. Facciamo così. Va bene, tutte le unità sono pronte. Adesso, che cos'altro ci serve? Niente? E allora suggerisco che possiamo aspettare fino a quando non arrivino qui. Va bene, siamo pronti. Conto su di voi. Quindi dobbiamo semplicemente. Esatto, dobbiamo semplicemente rimanere qui e difendere. Allora, sopravvivi per 8 turni, l'unità di Chris viene sconfitta oppure l'area di base viene catturata. Difendete l'area di ingresso e cercate di guadagnare del tempo. È questo il piano? Cioè, non sprecarti, è tutto quello che sono riuscito a pensare. E questo è il villaggio di Chisa? È difficile pensare che sia stato incluso nel clan dei sei. I preparativi sono pronti. Bene, iniziate l'invasione dall'entrata del villaggio e non fermatevi fino a quando non avrete finito. E assicuratevi di finire prima dell'ora di cena. Vabbè, noi dobbiamo semplicemente attendere perché loro devono avanzare e noi dobbiamo difenderci. Ok, quindi voi volete attaccare e noi vi rispondiamo. Aia. L'unità di Armonia dopo questo attacco si ritira. La battaglia è conclusa. Come fanno a combattere così bene tutto all'improvviso? Devono aver reclutato qualche mercenario. Minchia, qua sono soltanto due. Oddio, meglio che non mi attaccano. Loro non attaccano? Boh, sconfitti. Beh, a sto punto io vado all'offensiva. L'unità si ritira dopo questo attacco. Battaglia, diciamo, report di battaglia. Sembra che abbiano ottenuto un'assistenza di qualità.
È tempo di condurre una modifica alla rotta delle loro forze. Ma non devi continuare l'attacco se non è necessario. Mi fido che tu riesca a comprendere ciò. Certo, dovrebbero arrivare in qualsiasi momento. Minchia. Aia. Madonna mia. Questo non va bene. Ale. L'unità di Nash è stata sconfitta. Male, malissimo. Non credo di potercela fare. Buono. Aia. Aia. Ok, la battaglia è finita. Non so per quanti turni devo restare in vita, effettivamente. Noi non andremo attraverso la porta frontale. Oh oh. Il retro? Le unità Mantor. Siamo stati circondati. Non panicate, non impanicatevi. Caposana, procedi come abbiamo concordato. Molto bene, tutti quanti, adesso. Wow! Fumo? Cos'è questo odore? Guarda, si stanno ritirando, ma perché? Il fumo di questa mistura è prodotta praticamente dagli alberi secchi. Bruciati insieme con dell'erba shibami, è un odore che le mantidi praticamente detestano. E quindi se ne vanno. Perfetto, easy. Noi qua ovviamente attendiamo. E qui attendiamo pure. Le back è inutilizzabile, è sempre inutilizzabile. Sir, è... Oh, eccoci. Yugo. Ah, ecco, questo è quando siamo arrivati al villaggio che abbiamo iniziato a combattere tutti. Sì. È di charge. Ah, solo perché i loro rinforzi sono arrivati in tempo. Ora qui loro si ritirano. Sire, faremmo meglio a rigrupparci e attaccare in maggior numero? Dice sì, va bene, torniamo indietro. Ok, questo è quello che abbiamo già visto. Ritirata? È facile vedere perché. Non è il momento di rischiare. E non è il momento di rischiare qualsiasi cosa. Ah. Sasarai sembra un rincoglionito effettivamente in questi dialoghi, ma io so per certo che Sasarai non è un rincoglionito. Lui sta facendo finta. O comunque vuole fare finta di essere un rincoglionito comunque. Sembra che il piano abbia funzionato al meglio. Sì.
Ma non è ancora finita. Torneranno, esatto, torneranno presto. Ce l'abbiamo fatta giusto in tempo. Esatto, e loro qui sono arrivati. Il vostro tempismo è perfetto. Vabbè, sì, questo l'abbiamo già visto. Ecco, tu, ci siamo già incontrati da qualche parte. Forse ora fa lo stesso dialogo che ho fatto io, vero? Quei capelli, quegli occhi, tu l'hai ucciso. Ecco, sì, ha fatto la stessa... Sì. Ecco, qua non so se effettivamente è stato ripreso perché io col capitolo di Yugo ho fatto questo... O se effettivamente lui avrebbe fatto così a prescindere. Però secondo me è perché io già ho fatto il capitolo di Yugo e quindi si sta ricollegando a ciò che ho fatto con Yugo. Secondo me si sta ricollegando a quello che ho fatto con Yugo. Chi è quel ragazzo? Ho ucciso il suo amico durante l'attacco al villaggio di Caraia con i cavalieri di Zexen. È ancora arrabbiato. Ci sono diverse morti non volute in guerra. Anche un guerriero diciamo, skillato, comunque che possiede tante abilità, può avere, diciamo, un momento no. Sì, lo so. Posso parlarti per un attimo? Certo. Mi dispiace per quello che è successo, che è appena successo. Yugo è giovane e non capisce. Va tutto bene, ha tutte le ragioni per odiarmi. Ad essere onesto, non vorrei vendicare, cioè, non mi interesserebbe vendicare Lulu da solo. Allora perché no? Hai davvero ucciso il capo del clan delle lucertole? Che intendi? Lo sai, il capo delle... Oh, capisco. Devono essere stati soltanto delle voci. Non riuscivo a credere a tutto quello che sentivo, immagino. Tu vieni dal villaggio delle papere. Tu che vieni dal villaggio delle papere, hai finito di parlare? Sì, madame. Ho ottenuto quello per cui sono venuto. Chris, puoi venire ad Alma Kinan con noi? Perché? Se la battaglia continua, non possiamo lasciare il villaggio, no? L'altra parte del nostro compito del venire il nostro compito di questo viaggio era invitarti a venire al nostro villaggio. Perché io? Che cosa volete da me? Questo è il secondo compito che dobbiamo compiere, Chris. Il secondo... Sì, vedi. Io posso dirti quello che desideri di tuo padre una volta che avremo raggiunto la mia terra. Sarebbe fantastico. Ho cercato di persuaderle, ma loro eventualmente hanno scoperto, che tu sei l'eroe di Zexen, Chris Lightfellow. Nelle Grassland loro ti chiamano capo delle teste di ferro. Ancora. Non riesco a lasciare, diciamo, questo nome. Ci occuperemo di questa battaglia da soli. Tu occupati dei tuoi affari. Viaggiate sicuri, per favore. Nessuno dimenticherà quello che avete fatto per il nostro villaggio. Ah, avanti, non è stato così tanto. Questo è il destino. Perché tu eri con noi. Noi siamo stati in grado di difendere il villaggio. Comunque, siamo ancora destinati per altri conflitti.
Vi auguro il meglio. Staremo bene. Lui è con noi, lui è con noi. Questo è vero. Possiamo andare? Dovremmo attraversare il campo di forza e non dovremmo perderci. Ah, forse è la parte della foresta dove c'era la nebbia? Era quello il campo di forza? Quindi finalmente lo posso attraversare. E sarà sicuramente quello. Non ti preoccupare, maestro Fred, ci sarà un'altra battaglia. Probabilmente hai ragione. Ma sento un grande confronto davanti a noi. È per questo che stiamo andando con loro? Esatto. Veramente? Non, a causa di Lady Chris? Certamente no, Rico. Chiudi la tua bocca e muoviti. N non andare troppo veloce, Master Fred. Fred, si è unito al gruppo, Rico si è unito al gruppo e quindi possiamo andare. Esatto, vedi? Ora possiamo andare al villaggio di Alma Keenan, che è praticamente attraverso quella nebbia che vi stavo dicendo prima. Quindi direi che andiamo a raggiungere il villaggio e poi ci salutiamo. Ecco, qui è dove la barriera protettiva comincia. Diciamo, non disperdetevi o rimarrete bloccati nella foresta. Barriera protettiva? È una qualche sorta di magia? Una sorta, chiamiamolo in questo modo. Ok, andiamo. Ecco, lui già sta partendo così da solo. Ma noi non abbiamo invitato lui, non è vero? Non importa. Non abbiamo avuto ospiti per anni. Che c'è? Muovetevi. Ok, quindi io qua con Yugo, se vi ricordate, praticamente c'eravamo passati e praticamente c'era la scenetta del fatto che lui facesse e quindi ritornava indietro, invece era per questo. Il campo di forza comincia da qui. Un campo di forza, ma non vedo niente. È così. Solitamente ritorneresti da dove hai cominciato a venire. Esatto. E il potere che. Il suo potere si è indebolito leggermente adesso. Esatto. Perché io con Yugo l'ho fatta questa strada. C'era la nebbia e praticamente tu andavi dritto e appena passavi da quel passaggio. Ti ritrovavi praticamente di nuovo all'inizio. Invece qui, questa volta, vedi, possiamo oltrepassare e possiamo andare verso la zona del villaggio. Quindi, vabbè, sicuramente loro ci recluteranno per trama. Yun e cosa e l'altra, si recluteranno sicuramente per trama. Ah, ecco qua. Questo è il loro villaggio. Yuiri, siamo a casa. Ciao Yun. Felice di vederti tornare. Comunque, l'hai trovata? Sì, questo è Chris, Yuiri. Ci ha aiutato a difendere il villaggio di Kisha anche. Felice di conoscerti, Chris. Io sono Yuiri e sono il capo di questo villaggio. Benvenuto ad Alma Keenan. Il piacere è mio, io sono Chris, ma qualcuno potrebbe essere gentile da spiegarmi che cosa sta succedendo? Certo, mia cara. Ma ciò potrebbe richiedere un po' di tempo, visto che al momento sto preparando uno dei nostri rituali. Potreste passare questa notte? Sì, assolutamente. Verrò anche io. Chi è là? Oh,
capisco. Almeno uno di voi è, diciamo, è percepito dalla palla. Ho fatto da buona spia. Tu non sei umano. E che cosa sono allora? Attualmente sono grato di non essere fragile come lo siete voi umani. Come hai fatto a passare il campo di forza nella nostra terra sacra di Alma Kinan? Che cosa vuoi? Ho sentito qualcosa mancare. Un disturbo nello spazio continuum. Ho immaginato che qualcuno stesse utilizzando una forza un campo di forza invisibile. Quello che ho dovuto fare è stato semplicemente trovare il punto debole della barriera e voilà! Eccomi qui. Ma adesso ritorniamo agli affari. So che da queste parti è appena apparsa un'altra runa della vera acqua. No, un sigillo della vera runa acqua qui. Potreste spiegarmi questa cosa? Chi te l'ha detto? Persino i morti rivelano i loro segreti a me. Mostro. Oh. Yuri ha joinato. Boss fight. Minchia. E minchium. Damage Foes 1 per battle. Minchia, 69 danni. Praticamente non gli ho tolto un cazzo. Ora lui mi attacca a 200 milioni, no? Minchia, che culo. Uno. Bello. So che non sarà inutile, però madonna mia. Oddio, pensavo peggio. Minchia, è entrato in Berserker. Male, malissimo. Vediamo quanto gli fa terremoto. Vediamo la sua difesa quanto ammonta. Ah, eppure, oddio. Però è stanco. Sta per morire. Parriato. Certo, siamo in 6 contro 1 comunque. Aia. Ma che l'ha parriato. Oh. Olè, grande. Ciao figliolo, è stato un piacere.
Addirittura l'hanno messo in ginocchio per la prima volta. Voi, vermi imbroglioni, non importa. So dove si trova il villaggio adesso. Le cose saranno diverse la prossima volta. Comunque è fighissimo, Jubel, eh? Chi o cosa era quello? Ditemelo. Uno delle forze distruttive di cui Yun stava parlando. Forze distruttive? Sì, ti spiegherò tutto dopo. Yun e Yumi, mostrate a loro il villaggio. E io sarò alla casa della grande zia. Great aunties. Ok, Yuri has left. E quindi adesso siamo praticamente a ridosso del villaggio. Ecco qua, esatto. Quindi andiamo al villaggio e poi ci possiamo salutare. Ecco qua, questo è praticamente Rokkaku di Shuikoden 2, il villaggio nella foresta dove là c'erano i ninja, qua invece ci sono i profeti. Entrate e date un occhio in giro. Dubito che c'è molto che i vostri occhi possano guardare qui. Ok. Però noi osserveremo meglio questo posto la prossima volta. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!